Ciao guerrieri di luce, io sono Valerio e oggi parleremo di orgonite. Ho portato in questo video due orgoniti, una che abbiamo acquistato qualche tempo fa ad una fiera, che è questa qua, ve la faccio vedere, e questa che invece abbiamo creato, o meglio, è nata proprio oggi, è un'orgonite fatta proprio da noi. Faccio vedere anche questa. L'orgonite, come abbiamo detto, o meglio, non l'ho ancora detto, lo dico adesso, ha la caratteristica di trasmutare delle energie negative in positive. Le orgoniti sono fatte di resine, che hanno il compito di attirare proprio queste energie. All'interno vengono posizionati dei cristalli o delle pietre, che in questo caso hanno il compito di trasmutare le energie, quindi energie dissonanti, energie negative, trasmutare energie positive. E poi ci sono dei metalli, solitamente del rame, che ha il compito poi di rilasciare queste energie, una volta purificate, nell'ambiente. In questa che vi faccio vedere, questa che abbiamo acquistato, ci sono quattro occhi di tigre, si vedono bene, si possono vedere, ci sono tre punte di quarzo ialino, di cristallo di rocca, e poi c'è, come abbiamo detto, il rame, che ha proprio il compito di rilasciare queste energie. Vengono utilizzati anche dei simboli, in questo caso una spirale all'interno. Quella che invece abbiamo creato noi, la nostra bambina, se possiamo dire, nata proprio come vi ho detto stamani, è fatta con delle ametiste, con delle piccole ametiste all'interno. Anche in questo caso abbiamo utilizzato del quarzo ialino, e poi anche qua il rame, sia intorno al quarzo ialino, sia sotto, si vede anche qua, essendo viola si vede un pochino meno, però anche qua c'è una spirale fatta di rame. Questi orgoniti, come dicevo, hanno proprio il compito di attirare tutte le energie dissonanti che ci sono nell'ambiente, per poi essere purificate e per rilasciare energia purificata, energia positiva all'interno degli ambienti. L'orgonite si trova sotto varie forme, vengono create varie forme, dei cubi, dei ciondoli, però solitamente quelle più utilizzate sono a forma di piramide, proprio per sfruttare le proprietà della piramide. Piramide egizia, come quella che abbiamo creato noi o che avevamo comprato, quella che vi ho fatto vedere prima, o piramide russa, che è quella più alta. Altre caratteristiche dell'orgonite sono quello di combattere le onde elettromagnetiche, perché ormai siamo circondati da dispositivi elettrici, cellulari, televisori, stampanti, chi più ne ha più ne metta, e l'orgonite ha proprio il compito di schermarci, se vogliamo, no? Perché trasmutando queste energie ci aiuta a non assorbirle. Altre caratteristiche sono migliorare il sonno, migliorare il riposo, aiutano, favoriscono la crescita delle piante e migliorano anche la salute degli animali. L'orgonite ha la caratteristica anche di amplificare gli schemi radionici, di essere utilizzata nei rituali, quindi per amplificare anche il potere dei rituali, e viene utilizzata spesso anche per purificare oggetti ed acqua. Una delle cose particolari dell'orgonite è che non c'è bisogno di purificarla, ma basta caricarla. Per fare questo si consiglia di mettere l'orgonite almeno una volta al mese al sole, alla luce diretta del sole. Se utilizzate una piramide di orgonite, è bene sapere, o meglio, il mio consiglio è quello di mettere la piramide con un lato rivolto verso nord, perché questo, secondo la piramidologia, va a amplificare proprio il potere della piramide stessa. Utilizzare costantemente l'orgonite aiuta la memoria, la concentrazione, porta grandi benefici nel rapporto di coppia e armonie tra le persone. Una cosa che ci tenevo molto a specificare è che l'orgonite aiuta e velocizza tutti i processi di guarigione. A livello sciamanico possiamo creare un orgonite con un intento specifico e quindi proprio andare a proiettare il nostro intento mentre la stiamo creando. Quindi possiamo crearla con l'intento di portarci benessere economico, benessere fisico, andare a migliorare la nostra situazione sentimentale, utilizzando tutte le varie corrispondenze che possono essere dei colori, delle pietre utilizzate e dei metalli inseriti all'interno. Vi faccio un esempio: se io per esempio volessi creare un orgonite per trovare l'anima gemella, per migliorare la mia situazione sentimentale, potrei utilizzare del rame, che ovviamente è legato a Venere, del quarzo rosa,
perché il quarzo rosa ha la caratteristica di migliorare la situazione sentimentale, quindi lavorare sugli affetti, e potrai utilizzare un colore, il rosa stesso potrebbe essere, o anche il rosso, che per noi rappresenta l'amore. Una cosa importante, non affidatevi solo alle corrispondenze che potete trovare su internet o sui libri di magia e di esoterismo, ma affidatevi veramente al vostro sentire. Quindi, se per voi, per creare un orgonite, come abbiamo detto prima, legata all'amore, per voi il verde rappresenta l'amore, affidatevi a quel colore. Il video finisce qua. Mi raccomando, fateci sapere quali delle due orgoniti vi piace di più. Attenzione a cosa rispondete. E vi lasciamo ad un prossimo video, perché stiamo organizzando proprio un video tutorial per farvi vedere come si creano. Ci vorrà un po' di tempo perché il procedimento non è proprio veloce. Diciamo che per creare un orgonite ci vogliono circa 3 giorni di lavoro. Quindi prossimamente troverete proprio questo tutorial. Ciao e alla prossima!